numero 288. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto inoltre che in base al citato parere adottato dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Partecipano all'audizione odierna Antonio Uccelli, direttore scientifico dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Silvano Casazza, direttore generale dell'Ospedale San Gerasto di Monza, Pasquale Ferrante, direttore sanitario dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano, Marco Salvatore, direttore scientifico dell'IRCCS SDN SINLAB di Napoli. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro i 7 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola ad Antonio Uccelli. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, è un piacere avere la possibilità di fare alcune considerazioni alla luce dei 4 anni in cui ho avuto l'onore e la fortuna di essere direttore scientifico al Policlinico San Martino. Condividerei, se siete d'accordo, un documento. Mi confermate che lo presenti? Certamente, certamente. Grazie. Allora, questo documento è in parte stato condiviso con altri direttori scientifici di IRCCS pubblici, per cui la premessa la posso saltare, ma cito soltanto che certamente ci troviamo di fronte a una situazione estremamente eterogenea per quanto riguarda gli IRCCS in Italia, sia in termini di numerosità all'interno delle varie regioni. Lombardia e Lazio sono decisamente quelle in cui gli IRCCS sono maggiormente rappresentate, a fronte di alcune regioni dove per esempio gli IRCCS non sono presenti. Anche in termini di performance, gli IRCCS, che sono valutati su una base di criteri stabiliti dal Ministero della Salute, performano in maniera estremamente diversa, lo potete vedere senza entrare nei meriti delle varie, dei vari items. Tuttavia, certo è che complessivamente gli RCCS sono degli enti assistenziali con finalità di ricerca che performano per motivi diversi in maniera estremamente eterogenea. Questo ha fatto sì che nel tempo ci siano stati incrementi del numero degli RCCS, siamo adesso a 52 RCCS, di cui 32 sono di diritto privato e 20 sono di diritto pubblico, e le performance di questi sono estremamente diverse, e questo fa sì che la distribuzione della quota che viene di finanziamento, che viene definita ricerca corrente, come certamente sapete, è andata via via scemando a fronte di un significativo incremento delle performance di alcuni istituti e un decremento di altre. Quindi a fronte di una quantità di finanziamento sostanzialmente invariata nell'arco degli ultimi anni, c'è stato un incremento degli enti che accedono al finanziamento con performance estremamente diverse. Da questa brevissima introduzione vado a fare considerazioni che credo siano comuni a molti colleghi che hanno avuto l'opportunità di presentare il loro pensiero davanti a voi. Innanzitutto il finanziamento, la necessità di adeguare il finanziamento complessivo al sistema
che deve avvenire o attraverso un suo incremento o attraverso meccanismi che in qualche modo ne limitano gli ingressi o permettano l'uscita degli enti meno performanti. La definizione, una migliore definizione degli RCCS è del relativo inquadramento come legal entity. Da questo punto di vista il PNRR in questo momento ci ha messo di fronte evidentemente la difficoltà di interpretare quale sia la vera natura giuridica degli RCCS. In molti casi abbiamo avuto difficoltà a partecipare a bandi di ricerca, per esempio bandi di ricerca del MUR, in relazione al fatto che non sia ben chiaro quale sia la nostra natura giuridica o quantomeno sia frutto di interpretazione a seconda degli enti anche ministeriali che vengono chiesti dare un parere in proposito. Da questo punto di vista credo che sia estremamente fondamentale definirci come enti di ricerca e di valenza nazionale. Credo che questo sia uno degli aspetti principali, però al di là di quello che poi si riterrà possa essere l'aspetto più importante, è davvero fondamentale che si arrivi a una migliore definizione. Parlavo prima della programmazione del numero di RCCS. Devo dire che da questo punto di vista è abbastanza oscuro, detto da direttore scientifico che fa questo lavoro da molti anni, da alcuni anni, comprendere quali siano i meccanismi che arrivino, che portino una regione a presentare la richiesta di accreditamento o di un RCCS, che ritengo dovrebbero rispondere a valutazioni di bisogni a livello nazionale, che poi possono essere aggiustati al fine di tener conto di bisogni locali e geografici. Pertanto credo che debbano essere definiti dei criteri che sono sicuramente già presenti, perché l'accreditamento, il riconoscimento avviene attraverso una procedura abbastanza ben definita, ma che comunque risponde a modalità che non sono onestamente del tutto chiare. Non si capisce con quali criteri e motivazioni continua ad arrivare richieste di nuovi IRCCS che sembrano rispondere alle esigenze di singoli istituti e di regioni, ma non ad un piano organico nazionale. E da questo punto di vista sarebbe opportuno anche identificare dei criteri che arrivino eventualmente alla perdita del riconoscimento laddove non si raggiungano dei criteri minimi per un numero X di anni. Quindi evidentemente non è che ci debba essere immediatamente una punizione, ma deve esserci un meccanismo attraverso il quale ne entrano altri, ma altri a un certo punto, se non performano secondo determinati criteri, possono uscire. Programmazione regionale. Credo che questo sia, per quanto mi riguarda, uno degli aspetti principali legati alla necessità di fare in modo che vi sia che possano combaciare gli obiettivi che ci vengono prefissi dal Ministero della Salute, a cui noi direttori scientifici rispondiamo, con quelli relativi alla programmazione regionale. Da questo punto di vista ci sono molte problematiche. Una tra queste, per esempio, è che gli RCCS vengono a tutti gli effetti considerati attraverso gli aspetti amministrativi e giuridici come le strutture sanitarie regionali, senza riconoscere che abbiamo delle peculiarità che fanno sì che per il nostro stesso ruolo di ente di ricerca abbiamo necessità di poter utilizzare percorsi che allora, per esempio, in ambito concorsuale possono essere diversi, proprio perché abbiamo bisogno di persone che abbiano competenze diverse da quello che può essere la necessità di tipo sanitario di una struttura sanitaria. È fondamentale lavorare sullo stato giuridico, sulle competenze e la missione manageriale del direttore scientifico. Devono essere definiti con chiarezza quali sono le competenze e i poteri di gestione, e deve essere in qualche modo strutturato la relazione tra direttore generale e direttore scientifico, che rispondono obiettivi che sono dati al direttore generale dagli organi regionali e al direttore scientifico del Ministero della Salute, senza che tuttavia vi sia una reale condivisione, un legame, per cui la relazione tra il direttore generale e il direttore scientifico molto spesso è basata sulla capacità di sviluppare una relazione, che ovviamente è importante, ma che non è, secondo me,
sufficientemente tutelante per l'ente, perché laddove questa relazione non si venga a creare nel modo più ottimale, fa sì che il direttore scientifico sia fortemente in difficoltà, non avendo i mezzi per raggiungere i propri obiettivi laddove non ci sia il supporto del direttore generale. Questo è un tema che conoscete bene, ma che è stato nella legge delega, è stato per fortuna stressato, e cioè il fatto che si arrivi ad un'attenuazione dell'incompatibilità o dell'esclusività del direttore scientifico, che è fortemente penalizzante e ha reso molto complesso per i migliori ricercatori italiani accedere a questo tipo di ruolo. È necessario arrivare a garantire la possibilità di svolgere attività didattica, clinica e di ricerca, che ovviamente devono essere congrue con le finalità e gli interessi dell'ente. Infine, credo che sia l'ultimo tema, che è stato credo toccato da molti, è quello di arrivare ad una revisione del percorso dei cosiddetti piramidati, le nuove figure che sono state introdotte recentemente con la nuova legge, e che permette a delle figure con specifiche competenze di entrare in un ruolo a tempo determinato che garantisce 5 anni più 5 nel comparto, ma che al momento non trova degli sbocchi certi né prima dei 10 anni e né attraverso dei percorsi che garantiscono alle figure più qualificate di entrare nel percorso del servizio sanitario con un contratto a tempo indeterminato. Spero di essere stato nei 7 minuti e vi ringrazio. È stato assolutamente nei tempi, la ringrazio. Questa memoria lei naturalmente ce la spedisce in commissione, per favore. La ringrazio. Con molto piacere. Do ora la parola a Silvano Casazza, prego. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli deputati. Anch'io ringrazio per l'opportunità che mi è stata offerta di portare un contributo, se ritenuto utile, al percorso di riforma degli RCCS in atto. Sono attualmente direttore della SST di Monza, che ha al suo interno un ospedale, appunto il San Gerardo, struttura che ha in atto il percorso di riconoscimento in RCCS. Quindi esprimerò il mio punto di vista da questa prospettiva, da chi sta attualmente facendo il percorso. Metodologicamente seguirò, un po' come ha fatto il mio predecessore, l'elenco dei principi e dei criteri direttivi elencati nell'articolo 1 del disegno di legge, formulando su alcuni di essi, ovviamente quelli di cui ho avuto esperienza, il mio parere. Primo aspetto, aree tematiche. Sono assolutamente favorevole all'introduzione delle aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base delle classificazioni delle malattie secondo l'MDC, in cui inserire l'attività di ricerca. Questo permette sicuramente confronti e benchmarking con gli istituti della medesima area. In relazione tuttavia alla mia attuale esperienza, che ci vede presentare la domanda, ho presentato la domanda per il riconoscimento in un'area, quella della pediatria, volevo esprimere per le aree età correlate come la pediatria e la geriatria una considerazione. Penso sia necessario individuarne i limiti di età in accordo con gli orientamenti scientifici correnti, ad esempio sino a 18 anni per la pediatria, a partire dai 75 anni per la geriatria. Inoltre, per l'area pediatrica ritengo vada garantito un periodo per l'attività di ricerca riguardo anche la fascia di transizione all'età adulta, in modo da assicurare continuità di cura e ricerca anche alla fascia dei minori che transitano appunto nella maggiore età, a vantaggio della miglior cura. Penso anche che per queste due aree, soprattutto per le strutture multispecialistiche come il San Gerardo di Monza, vadano intese le aree non solo riferite dall'articolazione organizzativa, cioè divisione di pediatria o di geriatria, ma al paziente in modo trasversale, indipendentemente dal reparto
in cui viene effettuata l'attività di cura e di ricerca sul bambino e sull'anziano, questo per garantire un ampio ventaglio di ricerca e di cura per questi due settori. Riguardo alla procedura di riconoscimento, condivido l'estensione del termine di 2 anni per la conferma del riconoscimento, che potrebbe magari essere allineata, come avviene in altri settori, alla durata in carica dell'organo di governo degli RCCS, magari con uno step intermedio in cui si possa fare il punto ed eventualmente attuare dei piani di miglioramento. Riguardo i criteri e le soglie di valutazione, ovviamente, che devono essere più oggettivi, occorrerebbe, a mio parere, individuarli facendo riferimento a medie internazionali per le singole aree di ricerca rilevate annualmente, quindi flessibili, in modo da spingere sempre più verso l'eccellenza, cosa che magari potrebbe essere rallentata dal fatto di avere una soglia fissa e ferma. Tra gli indicatori valuto positivamente la presenza della capacità dell'Istituto di fare rete sia a livello regionale che sovraregionale per area tematica, nonché la sua partecipazione alle reti di ricerca a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, in questa prospettiva mi permetto una considerazione che richiama un po' al testo di presentazione del disegno di legge. In esso si parla di transizione epidemiologica, di processo di deospedalizzazione, quale evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, da cui deriva la necessità di modificare l'assetto, l'organizzazione degli RCCS. Ecco, in virtù appunto di questi cambiamenti che sono evidenziati nelle premesse, penso sia utile un ulteriore scatto in questo momento storico. A mio parere, gli RCCS devono diventare un punto di riferimento per la cura e la ricerca, non solo per quella che in essi viene svolta, ma anche per quella che, appunto, in virtù della evoluzione dell'assistenza, in un'ottica di transizione epidemiologica e di deospedalizzazione, va avviata e governata anche a livello territoriale. Faccio riferimento all'esigenza di includere nelle reti di ricerca, quindi si tratta di allargare la rete anche a alcune strutture territoriali, sotto ovviamente l'egida degli RCCS, anche alle cure primarie, che a mio parere è un formidabile ambito in cui fare ricerca accanto alla cura. Inoltre, in tema di suddivisione tra istituti monotematici e pluritematici, penso che per questi ultimi andrebbe precisato a quale tipologia di istituti ci si riferisce. Attualmente vi è la previsione che vede nei policlinici formalmente riconosciuti la possibilità di prevedere il riconoscimento in più aree. Questa possibilità ovviamente andrebbe estesa a tutte le strutture multispecialistiche come è la mia, in modo da favorire lo sviluppo della ricerca in più branche, magari fissando dei limiti ma ampi, in modo da valorizzare e sviluppare le eccellenze. Il discorso della collocazione territoriale, già accennato anche dal dottor Uccelli, a mio parere il prevedere quali criteri la collocazione territoriale collegato all'area tematica e al bacino minimo di utenza va sicuramente attentamente ponderato attraverso una analisi preliminare delle casistiche incidenti per singola area tematica in un territorio, perché questo sicuramente fa la differenza nelle aggregazioni e soprattutto della loro rilevanza in termini di cura e ricerca scientifica, considerando per i territori e confini tra regione del fenomeno anche della mobilità ordinaria interregionale che è ordinariamente presente in queste aree. Riguardo la sinergia tra direzione generale e direzione scientifica, sono sicuramente d'accordo, parlerei più che di direzione generale, di direzione strategica. Questa sinergia può sicuramente avvalersi di un ingresso del direttore scientifico all'interno della direzione strategica, ma penso sia necessario un cambio anche qui di natura culturale, di approccio, che deve poggiare innanzitutto su una condivisione e corresponsabilizzazione reciproca degli obiettivi di cura e di ricerca,
introducendo comunque dei sistemi di valutazione che misurino questa effettiva condivisione e reciprocità, il tutto a vantaggio sia di cura che della ricerca, che si alimentano, a mio parere, in modo complementare. Anche sull'attenuazione della incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico con l'attività di ricerca, l'introduzione della sua partecipazione all'attività di ricerca nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza è sicuramente una cosa utile, ma ritengo che ne vada prevista una sua circoscrizione, definizione in termini di impegno temporale, ovviamente al fine di non pregiudicare la funzione di direzione. Infine, un ultimo accenno riguardo i requisiti della professionalità e della competenza dei componenti degli organi di governo degli RCCS. Sicuramente vanno considerate delle specificità, ma penso sia opportuno evitare una sorta di autoreferenzialità, magari un termine un po' forte, ma che sta a significare di evitare che i componenti di questi organi di governo provengano esclusivamente da percorsi e mondi culturali magari troppo specifici, e quindi andrebbe prevista, a mio parere, dei requisiti base, ma anche la possibilità di ingresso di professionisti con esperienze e conoscenze variegate che nelle organizzazioni sanitarie sono sempre e sicuramente apportatrici di punti di vista diversi e fonte di arricchimento delle organizzazioni. Un ultimo accenno, quello delle risorse, che sicuramente, vista l'entità e la progressione delle ricerche, vanno prese in considerazione l'ipotesi di un loro ampliamento. Vi ringrazio comunque per l'attenzione e rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti. Grazie, ringraziamo noi lei, anche a lei l'invito per favore a mandare una memoria scritta di quanto ci ha ora illustrato. Do ora la Assolutamente sì. parola a Pasquale Ferrante, che invece una memoria l'ha già mandata e lo ringrazio. Prego. Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli deputati. Ringrazio anch'io per l'opportunità che mi è data di commentare in qualche modo, di avere delle piccole proposizioni a proposito di questa legge che sicuramente è necessaria dal momento che sono passati circa 40 anni, dal momento in cui sono stati istituiti per la prima volta gli RCCS. Ritengo che i cambiamenti profondi che si sono avuti in questo periodo nell'organizzazione della sanità, sia da un punto di vista proprio delle regole che da un punto di vista delle capacità funzionali, siano tali da richiedere un intervento di questo tipo. Per quanto riguarda le osservazioni o quantomeno i commenti che dalla mia posizione di direttore sanitario di un ospedale milanese che vive, come dire, a contatto di gomito con i RCCS di varia natura, in particolare monotematici, ma non solo, e anche come in precedenza sono stato direttore scientifico di un IRCCS in sito a Milano. Io mi permetto di fare alcune osservazioni che sono in gran parte in linea, ma comunque traggono la possibilità di essere veloci da quanto detto dai colleghi precedenti, in particolare dal dottor Uccelli e dal dottor Casazza, che ringrazio perché ogni volta che si parla con esperti si ha la possibilità di arricchire il proprio pensiero e anche quello che si sta per dire. Innanzitutto concordo assolutamente con la necessità, con la volontà di aggregare gli RCCS, di determinare la loro funzionalità in base a quelli che sono gli MDC, uno strumento che sicuramente è necessario anche per porre una base di comparazione che sia univoca per tutto il territorio nazionale. Una piccola osservazione riguardo alla valutazione dell'attività degli RCCS. È molto importante ovviamente che gli RCCS abbiano un'elevata produzione scientifica. Quello che è fondamentale e che sicuramente è scritto anche nel decreto è la necessità che questa attività di ricerca scientifica sia intrinsecamente correlata con quella che è l'attività sanitaria degli IRCCS. La stessa definizione dell'acronimo IRCCS
spinge nei confronti di questa necessità. Per cui occorre che la ricerca sia tale da poter portare dei risultati che siano effettivamente utili o complementari al massimo con l'attività di cura, con l'attività assistenziale. E questo è necessario proprio per favorire, perché è una cosa che va enormemente a vantaggio degli assistiti, dei pazienti che si rivolgono a queste strutture con una fiducia estrema, vista la, come dire, la grande qualità dei molti di essi. Una delle cose su cui mi permetto di insistere, anche per un percorso di vita, è il problema della migrazione sanitaria. Ovviamente non c'è nessun dubbio sul fatto che l'istituzione degli RCCS e il loro funzionamento sia una cosa che ha migliorato tantissimo la qualità dell'assistenza nel nostro paese. Tuttavia, anche la distribuzione geografica, su cui si è già commentata, soprattutto da parte di Uccelli, ci porta a riflettere sul fatto che probabilmente nel nostro paese esiste ancora un eccesso di quella che viene chiamata migrazione sanitaria. E ovviamente non parlo della migrazione tra regioni vicine, che può essere un fenomeno addirittura fisiologico, ma di quelle persone che per motivi di assistenza, o quantomeno perché attratti dalla possibilità di un'assistenza che può essere migliore, devono fare lunghi viaggi con lunghi periodi di vita lontani da quello che è il loro ambiente. E quindi ritengo che, pur senza dare a questa cosa un valore assoluto, la riflessione sui nuovi istituti possibili, sui nuovi RCCS possibili, possa tener conto di queste necessità. Fermo restando, quanto detto dal precedente relatore, la necessità di valutare quali sono gli effettivi bisogni e se in certe aree che attualmente non dispongono di un numero sufficiente o addirittura non hanno gli RCCS, esistono dei livelli di patologia o dei livelli di bisogno che siano sufficienti per l'istituzione di questi nuovi RCCS. Una cosa che mi sento di dire per esperienza anche personale riguarda il discorso degli IRCCS monotematici. Gli IRCCS monotematici già adesso lavorano in una modalità che prevede un network. Sono in generale tutti aggregati in network cardiologico, network oncologico e così via. Io mi permetto di sottolineare che probabilmente questi IRCCS monotematici dovrebbero, oltre ad avere un network di natura orizzontale, anche un tentativo di network che banalmente mi permetto di definire verticale, nel senso che può capitare che gli RCCS, soprattutto se dislocati lontani dalle zone di residenza dei pazienti, richiedano a chi si rivolge a loro una diagnostica ed una assistenza post intervento o post cure emergenziali, un'assistenza, dicevo, che richiede un elevato livello. E io credo che sia necessario che questi RCCS applichino un metodo per distribuire sul territorio le capacità diagnostiche e distribuire sul territorio le capacità di continuità delle cure, attraverso protocolli, ma anche e soprattutto attraverso un affiancamento, formazione d'altro dei colleghi che sono a fare la sanità, i medici di base, oppure delle istituzioni non IRCCS che si trovano nei territori dove vivono queste persone. Non credo di poter aggiungere altro, anche perché penso di aver esaurito il mio tempo. Vi ringrazio di nuovo per la possibilità di questa esposizione e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie, è stato perfettamente nei tempi. Do infine la parola a Marco Salvatore, direttore scientifico dell'ISSDN SINLAB di Napoli. Prego. Buongiorno, grazie signor Presidente, grazie onorevoli deputati per avermi dato l'opportunità di esprimere un po' il mio pensiero. Voglio dire che, apprezzando molto gli interventi di tutti i colleghi che sono già intervenuti, il mio intervento sarà un po' diverso perché tiene conto di una mia esperienza personale effettuata nel corso di più di 50 anni. Io ho iniziato la mia attività al Regina Elena di Roma,
l'ho proseguita nell'Istituto Pascale di Napoli, dove sono stato direttore scientifico dall'89 al 95. Nel 2007 ho avuto il riconoscimento di questo IRCS di cui oggi sono direttore scientifico, e nel 2009, come l'onorevole De Filippo ricorderà e ne approfitto per salutarla, ho dato un contributo a mio avviso abbastanza importante nel riconoscimento del CROB, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata. Allora il primo tema che io voglio trattare parlando degli IRCS, prima di tutto voglio dire che a mio avviso il nome di IRCS va assolutamente modificato, perché parlare ancora di ricovero in una struttura che sempre più prevede una medicina deospedalizzata, a mio avviso è un grosso controsenso. Il secondo appunto, a mio avviso, che bisogna precisare in questo decreto è quello dell'attività di ricerca che gli IRCS debbono effettuare. Io ricordo a tutti che per quella che è la ricerca fondamentale o di base che si voglia chiamare, esiste il Ministero dell'Università e della Ricerca attraverso le molteplici e ottime facoltà di medicina che fanno ricerca soprattutto di base ma anche ricerca clinica. Voglio anche ricordare, a mio avviso, quello che deve essere il ruolo per quali sono stati realizzati gli IRCS e hanno un motivo di esistere gli IRCS, che è quello soprattutto, a mio avviso, della ricerca clinica e della ricerca di trasferimento dalla ricerca clinica a quella che è portare un adeguamento e un miglioramento dell'assistenza sanitaria negli ospedali. Io addirittura vedrei che uno del riconoscimento e la verifica degli istituti dovrebbe essere effettuata in accordo con le regioni. Oggi viene fatta molto bene e ne approfitto per fare una segnalazione di merito a tutti i dirigenti e a tutte le persone che lavorano nell'ufficio della ricerca del Ministero della Sanità, però voglio anche della salute, scusatemi, voglio anche ricordare che a mio avviso il compito principale è quello di aumentare il livello dell'assistenza sanitaria. E a questo scopo io vedrei che le regioni dovrebbero individuare in quali ospedali loro vedono la necessità di aumentare il livello di assistenza sanitaria, e uno dei compiti che gli IRCS dovrebbero ricevere per la propria tematica è quella di far migliorare nella propria regione o in regione vicina quello che è il livello dell'assistenza sanitaria. Mi piace ricordare che la ricerca di base, diciamo, oltre a tutte quelle che sono le università, viene svolta anche molto bene da tutti gli enti di ricerca, a cominciare dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha dipartimenti che lavorano molto bene nella ricerca di base, e anche da tanti altri enti di ricerca che fanno questa attività. Detto questo, quindi, a mio avviso, da quello che vedo, bisogna chiarire molto bene quello che si intende per ricerca preclinica, perché se la ricerca preclinica è una ricerca che va come base della clinica per poi fare delle sperimentazioni nelle varie fasi cliniche che conosciamo, 1, 2 o 3, è fondamentale. Ma se col nome di preclinica si vuole nascondere della ricerca fondamentale di base, a mio avviso questo va chiarito, perché questa ricerca deve essere finanziata con altri fondi. Dico questo perché, a mio avviso, diciamo, oggi parte dei fondi, che non sono molti e quindi è necessario aumentare i fondi, soprattutto nelle previsioni che ulteriori IRCS arrivano, ma già per quelli il numero di quelli attuali sono insufficienti, a mio avviso questi fondi vanno spesi proprio per la ricerca di trasferimento dalla ricerca clinica a attività sanitaria. E quindi individuare bene che cosa si intende per preclinica, che potrebbe anche individuare ricerca di base o fondamentale, a mio avviso non è corretto, soprattutto perché se noi andiamo ad analizzare oggi i fondi che vengono dati sulla ricerca corrente e ancor più sulla ricerca finalizzata, molto spesso finanziano ricerca fondamentale, molto valida, molto importante, e essendo molto valida e molto importante, molto spesso giustamente dai referì viene preferita
a quella che può essere più una ricerca clinica attuale. Questo non significa diminuire il livello della ricerca, ma a mio avviso significa portare al Ministero della Sanità, che usa fondi assistenziali, proprio quello che è il contributo necessario che quelli che oggi vengono chiamati IRCS possono dare nell'aumentare il livello dell'assistenza sanitaria. Se poi andiamo sul problema monotematici o politematici, personalmente io prevedo, il mio avviso sarebbero che certo ci possono essere istituzioni importanti che hanno più riconoscimenti, ma dovrebbero essere valutati come tanti monotematici, perché dovrebbero effettuare effettivamente la ricerca in quel tema portando il miglioramento dell'assistenza sanitaria. La mobilità, a mio avviso, è importante soprattutto per quelle regioni che difettano di problemi di ricerca clinica effettiva, e soprattutto per garantire a tutti i cittadini italiani un livello di assistenza fondamentale. Io penso che un IRCS dovrebbe coprire le necessità di oltre 2 milioni per quel tema di oltre 2 milioni di abitanti di quella regione o di regioni vicine. Penso che sia necessario avere degli IRCS di riconoscimento in molte delle regioni, che possono essere soprattutto per quelle che sono le malattie più importanti, oncologia, cardiologia, neurologia, e in altre regioni oggi che ne sono prive, per far crescere proprio il livello dell'assistenza in queste regioni. Per quanto concerne poi il riconoscimento delle sedi periferiche di alcuni istituti, io diciamo non sono molto favorevole, nel senso che, a mio avviso, il riconoscimento va fatto sede per sede, perché una sede che può essere non pienamente efficiente non può godere del riconoscimento fatto con l'attività svolta in una sede principale. E quindi il riconoscimento deve essere fatto perché ogni sede periferica conserva e abbia effettivamente quei requisiti necessari per il riconoscimento. Io, per quanto riguarda naturalmente la governance delle reti, penso che purtroppo alcune reti non svolgono efficacemente la loro attività oggi, proprio perché sono dedicate soprattutto alla ricerca di base fondamentale e non alla ricerca clinica. La vigilanza del Ministero della Sanità è opportuna, gli organi di governo naturalmente debbono lavorare fra di loro intensamente, perché è un assurdo che non ci sia comunità di intenti e obiettivi comuni fra direttore scientifico e direttore generale. E penso anche che sia necessario riconoscere a tanti giovani e meno giovani che sono in condizione di precariato l'ufficialità della loro funzione, però mai, a mio avviso, a sanatorie complete, ma sempre sanatorie fatte su quella che è la base dell'attività e dei risultati della ricerca di queste persone. In passato abbiamo avuto, a mio avviso, diciamo, riconoscimenti così. Dottore, lo so che è un compito ingrato, ma la devo dirle, devo pregarla di concludere, perché è già oltre i 9 minuti. Ho concluso, mi scuso per aver superato il tempo e di essere stato un po' molto diverso dagli altri interventi. Chiedo scusa. Grazie. A questo punto passerei la parola ai colleghi che vogliono fare delle domande, e le raccogliamo tutte e poi ridarò la parola agli auditi nello stesso ordine che hanno avuto nella prima relazione. Onorevole Misiti, prego. Grazie Presidente, colgo l'occasione per ringraziare chiaramente gli auditi per il loro contributo. Faccio una domanda che penso possano rispondermi tutti e quattro gli oratori, gli auditi. La domanda è semplice, in particolare ho sentito parlare dal dottor Casazza di livello di patologia
la domanda che faccio a tutti quanti: quanto il livello di patologia è paragonabile al peso specifico della prestazione sanitaria che deve essere erogata e su quali indicatori deve essere basata? Ancora un'altra domanda è: quanto può essere importante l'integrazione tra l'attività di ricerca delle università e la parte di collaborazione con gli IRCCS, in modo particolare rifacendomi alla relazione del professor Salvatore, che diceva di separare la parte di ricerca e di assistenza più verso la parte universitaria e un po' più quella di ricerca verso la parte degli IRCCS. Ultima domanda, anzi penultima, e per quanto riguarda le attività di ricerca, spesso e volentieri portano a dei risultati che sono brevettati, ma se i fondi sono pubblici, il risultato dei brevetti viene condiviso con chi ha finanziato l'attività di ricerca? E ultimissima domanda, è nell'ambito del riparto sanitario nazionale vengono ripartite appunto le somme, in che maniera si va in extra budget quando si lavora con gli IRCCS? Grazie. Grazie onorevole Misiti, che è stato veloce ma ha posto dei temi molto forti. Onorevole Bologna, prego. No. Grazie Presidente. Io ho una domanda anche io per tutti. Intanto ringrazio per queste audizioni e volevo sapere appunto se l'idea appunto degli IRCCS hub and spoke, cioè di un IRCCS diciamo in una regione che magari poi può andare anche con degli spoke su altri territori, non può avere anche una, come dire, un obiettivo di contaminazione di buone pratiche verso altri territori, soprattutto per quanto riguarda gli IRCCS pubblici? Si potrebbe pensare che anche gli IRCCS pubblici, oltre quelli privati, possano avere, diciamo così, questa formulazione di hub and spoke e quindi avere la possibilità di contaminare con buone pratiche sia di ricerca che di assistenza anche gli altri territori. Grazie. Sia lei. Onorevole Baldini. Intanto grazie a tutti per queste relazioni. Io volevo fare una domanda, volevo chiedere quali erano i punti di forza e i punti di debolezza degli IRCCS monotematici. È emerso col professor Ferrante queste problematiche di assistenza, lui ha di fianco, ha vicinissimo all'IRCCS dove lui è direttore sanitario, due IRCCS monotematici come l'Istituto Tumori e l'Istituto Besta. Quindi insomma un pochino a tutti, ma in particolare al professor Ferrante dove ha rilevato queste problematiche di assistenza e questa problematiche legate alle continuità di cura. Vorrei fare anch'io un paio di domande, come potrebbe essere modificato il nome IRCCS per renderlo più intellegibile anche all'estero? E l'altra domanda è questa, si è parlato molto di fasi della ricerca preclinica, clinica e traslazionale che viene proprio citata testualmente nel testo della delega. Quello che si chiede è una specificità rispetto a parlare di ricerca preclinica che poi abbia assolutamente una sua continuazione nella ricerca clinica, o si propone di togliere proprio la ricerca preclinica lasciandola alle competenze delle università e degli altri istituti che fanno normalmente ricerca di base? Grazie. Onorevole Carnevali, prego. Grazie Presidente, grazie davvero a tutti gli auditi. Poche domande. La prima, faccio conto di questa audizione tenendo conto anche delle audizioni precedenti. Abbiamo sentito in audizione anche la messa in discussione delle categorie diagnostiche principali per l'MDC, con l'utilizzo dell'MDC. Ci sono stati altri vostri colleghi che hanno considerato questa classificazione o l'utilizzo di questa classificazione, mi verrebbe da dire un termine semplicistico, un po' desueta. La seconda, che riguarda il tema degli istituti monotematici e politematici, l'utilizzo di aree biomediche e in alcuni casi invece l'utilizzo del termine ambito.
e sui poli tematici alcuni hanno un po' sollevato la preoccupazione che molti policlinici stanno dirottandosi nella logica di essere riconosciuti come IRCCS, mettendo un po' in discussione questa possibilità. Mi ha colpito molto quando si diceva nell'audizione precedente che il bacino di utenza dovrebbe essere almeno di 2 milioni di abitanti. Quindi questo da un lato, come dire, un po' coccia con la volontà di ridurre la mobilità sanitaria, ma dall'altra anche di avere, uso un termine poco corretto, diciamo più non sostenibilità, cioè per avere la possibilità di riuscire ad agire soprattutto nei monotematici con un numero più sostenuto soprattutto rispetto al tipo di attività. E anche quello del riconoscimento della sede piuttosto che delle sedi periferiche. Il fatto che nel comma, nella lettera B, venga chiesto di fare un riconoscimento e revoca su base quadriennale, se questo è per voi un termine temporale che ritenete appropriato oppure no. Non da ultimo, il tema che è scottante, che è stato sollevato in tutte le audizioni, tutte, è il tema della piramide dei ricercatori. Quindi volevo un vostro giudizio su, appunto, su questa questione legata ai piramidati, diciamola così. Benissimo, devo pregarvi, so che le domande sono veramente corpose, però devo pregarvi di essere il più concisi possibile, perché come immaginerete dopo abbiamo altre audizioni. Ricomincerei quindi dal dottor Uccelli, prego. Non la sentiamo. Ho detto mi scuso con gli onorevoli se non riuscirò a rispondere a tutti, anche perché sennò credo che prenderei troppo tempo, e francamente credendo che ne arrivasse una domanda per volta non ho preso appunti e invece l'ho fatto soltanto in quelle successive. Rispondo partendo dalle quelle che sono forse più vicine alle mie competenze. Piramide, personalmente ritengo che sia una bellissima opportunità, in questo momento lasciata un pochino a metà. Credo che sia un modo, il grosso problema all'interno degli RCCS è che in questo momento noi abbiamo o la dirigenza o il precariato. Era necessario fare un percorso a metà strada che permettesse poi ai migliori di riuscire a arrivare ad una stabilizzazione. Credo che manchi ancora questo pezzo, cioè la possibilità di definire le modalità precise attraverso cui si arriva alla stabilizzazione. In questo momento l'auspicio sarebbe quello che durante la piramide, il percorso di piramide di 5 più 5, uno prenda una specialità eventualmente composta aggiuntiva e partecipi a un concorso. Questo è un po' lasciato, diciamo così, ad una serie di considerazioni che potrebbero avverarsi, ma che non definiscono un percorso preciso. Però personalmente sono assolutamente favorevole al fatto di iniziare di definire un percorso di ingresso verso le posizioni strutturate degli RCCS. Il termine dei 4 anni è assolutamente favorevole. In questo momento ci sono dei problemi sia di disallineamento tra, per esempio, alcuni momenti che sono dei momenti stabiliti dal Ministero della Salute, banalmente le linee di ricerca corrente, e il fatto di essere confermati o meno ogni 2 anni, onestamente non dà nemmeno il tempo di poter verificare il raggiungimento di determinati obiettivi. Quindi credo che incrementare a 4 anni o comunque un numero più cospicuo sia assolutamente fondamentale. MDC utili o meno, personalmente li ritengo utili, evidentemente hanno molte lacune perché non sono stati disegnati per questo proposito, quindi diciamo stiamo in qualche modo modificando il reale motivo per cui gli MDC sono stati creati e li adattiamo. Basti pensare per esempio che alcune aree non hanno MDC, l'oncologia
la pediatria non hanno i medici specifici, quindi questo evidentemente crea un sistema ibrido. Detto questo, certo è che noi sappiamo perfettamente che ci sono dei riconoscimenti attualmente quantomeno fantasiosi che mettono che ci mettono in condizioni di giocare con dei sistemi di valutazione che non permettono a tutti di essere valutati in questo modo. Quindi MDC è il sistema migliore? Personalmente non lo credo, ma è comunque sicuramente un passo avanti rispetto adesso. Si può discutere di altre modalità, tuttavia è certo è che così come siamo adesso, cioè la modalità in cui ognuno si inventa un riconoscimento così fantasioso, il più possibile elastico, che ci permette di far entrare, quindi di essere valutati su un numero più ampio di items, è personalmente qualcosa che non ritengo corretto. Noi siamo IRS per oncologia e le neuroscienze, è facilissimo definirci. L'oncologia è l'oncologia, le neuroscienze sono le neuroscienze. Non ci sono santi che non ci permettano di essere compresi. La dovrei pregare di chiudere. Lascio agli altri, tanto ce ne sono tante. Io me ne sono presa alcune e mi scuso. Grazie, grazie a voi. Grazie, mi scusi. Dottor Silvano Casazza, prego. Sì, buongiorno. Passo in rassegna magari quelle in cui sono più competente in base alla mia esperienza. Allora, sugli indicatori di incidenza delle patologie è ovvio che vanno ricavati in questo momento dei database sui consumi che sono in possesso del servizio sanitario. È l'unico modo che abbiamo per costruire, per avere dei dati oggettivi ed è sicuramente una base di partenza importante. Collaborazione università IRCCS, a mio parere, va comunque perseguita. Io sono in un ospedale in cui, pur se non essendo ancora IRCCS, abbiamo sia università che attività ospedaliera e la collaborazione è virtuosa. Il modello hub and spoke sicuramente è positivo, ma lo sto dicendo sulla base di un'esperienza fatta per le reti di patologia che un po' avvicinano a questo modello, ed è un modello che fa crescere anche gli spoke in termini di qualità di assistenza, in questo caso anche di ricerca. Monotematici, punti di forza e punti di debolezza. Sicuramente i monotematici hanno magari delle eccellenze maggiori che non ci sono in altri che non sono monotematici. Tuttavia il rischio è che i monotematici, non dico che oscuri, ma comprimino un po' lo sviluppo dei pluritematici che hanno all'interno la specialità. In questo modo le reti o il modello hub and spoke dovrebbe portare a valorizzare tutte e due in modo che siano complementari. Sulla modifica della denominazione, io sono per la continuità, anche se magari può essere un termine un po' antiquato, perché comunque è già entrato nel linguaggio, nel linguaggio comune, però non sono contrario ovviamente ad un cambio. Ricerca preclinica e ricerca clinica, a mio parere, vanno considerate come un continuum. Già noi nel nostro ospedale facciamo questo e non vedo, in virtù anche della collaborazione che abbiamo con l'università, non vedo la necessità di separarlo. Gli MDC, è vero, magari sono un po' limitanti, ma sono un modo da cui partire per omogenizzare. E quindi è l'unico sistema che è nato per altre necessità, ma che può essere utilizzato. Infine, sul riconoscimento, la conferma su base quadriennale, io la sposterei anche a 5, la farei coincidere con la durata del mandato degli organi di governo, in modo che ci sia anche una responsabilità congiunta degli organi di governo con l'attività clinica che si potrebbe e di ricerca sostanziare anche nell'ingresso del direttore sanitario nella direzione strategica. Grazie, dottor Ferrante. Allora, rispondo velocemente. La domanda dell'onorevole Misiti sugli MDC mi vede d'accordo con gli altri colleghi uditi, nel senso che sicuramente non sono perfetti, ma occorre uno strumento che possa essere utilizzato direttamente o come base di partenza per avere delle prestazioni valutabili in modo omogeneo. Questa è una cosa molto importante.
Per quanto riguarda i brevetti, non credo che in questa sede si possa rispondere alla domanda, però è evidente che si pongono numerosi aspetti relativamente al brevetto. Ricordo che il brevetto ha un grande successo, però solo quando viene applicato, non soltanto quando viene brevettato, e quindi è la fase successiva probabilmente a quella del brevetto che deve essere presa in esame in modo particolare. Per quanto riguarda gli habeas corpus, io sono d'accordo con quello che è stato detto per le reti tempo dipendenti, che in Lombardia funzionano abbastanza bene, per esempio, e riguardano una serie di ospedali che sono organizzati in questo modo. Avrei solo delle perplessità per il concetto di habeas corpus applicato agli RCCS che magari hanno delle sedi lontane, perché quello che porrei come base fondamentale è un livello omogeneo di capacità di trattamento. Poi quantomeno cercherei di evitare che agli hub arrivano i pazienti più come dire, complessi rispetto a quello che succede agli SPOC, così come avviene però per motivi razionalissimi e di natura clinica per quanto riguarda le reti tempo dipendenti. Quindi starei attento che non sia uno strumento per avere un RCCS plus e poi degli RCCS normali. La forza e la debolezza dei monotematici. La forza è notevole, l'ha appena commentata in modo opposto il collega Casazza. Credo che la debolezza dei monotematici sia nella... Posso parlare? Posso? Prego, è solo qualcuno che ha il microfono aperto, pregherei di chiuderlo. Grazie. Allora, dicevo, per quanto riguarda le debolezze le vedo solo in termini organizzativi. Spesso i monotematici non sono inseriti in un contesto come un ospedale plurispecialistico, ovviamente la loro stessa definizione, e quindi dovrebbero rinforzare la rete di collegamenti, il network con le strutture sanitarie che sono intorno a loro per i problemi di natura incidentale che possono occorrere ai loro stessi pazienti mentre sono in ricovero, ricoverati, e possono incorrere in qualche problema aggiuntivo. Questo a volte vedo che ci sono delle difficoltà gestionali che andrebbero risolte. Per quanto riguarda il nome ricovero, io concordo con il professor Salvatore. Volevo soltanto dire che per quanto i ricoveri siano, come dire, stressati e ridotti al minimo per una serie di motivi anche a favore del paziente, comunque i ricoveri sono una parte essenziale dell'attività sanitaria e quindi non vedo perché toglierli del un nome che comprenda anche questo con modalità diverse, nuovo, non credo ci siano problemi per poterlo applicare e soddisfa tante esigenze diverse. Infine, una solo accenno al problema dei piramidati che non mi vede coinvolto direttamente, ma volevo fare riferimento al fatto che l'università da almeno una decina d'anni ha messo in moto il meccanismo delle abilitazioni scientifiche nazionali e quindi si potrebbe pensare ad un percorso di entrata in ruolo attraverso un meccanismo di abilitazione che possa essere indipendente e quindi garantire la qualità anche e la possibilità di continuare a lavorare nel loro posto di lavoro dove hanno dato tanto ai giovani precari o meno giovani precari che ci sono nei vari IRCCS. Con questo credo di aver finito. Grazie. Grazie a lei. Dottor Salvatore, prego. Sì, grazie. Allora, il nome che io darei è quello di Istituto di Ricerca Sanitaria e Trasferimento Clinico. Per quanto riguarda la collaborazione tra attività di base, ricerca di base o fondamentale, attività preclinica e clinica, sono perfettamente d'accordo. Io dicevo che i finanziamenti fatti dal Ministero della Sanità non debbono concernere ricerca di base, ma debbono essere soprattutto per la ricerca clinica e di trasferimento alla clinica, perché la ricerca di base molto spesso viene finanziata più volte sugli stessi progetti da istituti e da istituzioni diverse. Per quanto riguarda la durata del riconoscimento, io ritengo che 4 anni sia troppo lungo, 3 anni è quello giusto, anche per fare il riconoscimento in corrispondenza di quelli che sono i progetti e i programmi di ricerca che di solito sono triennali. Grazie, e con questo intervento ringrazio veramente tutti, sia gli auditi che i
commissari che hanno partecipato a questa, credo, fruttuosa discussione e auguro a tutti buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie mille, arrivederci. Grazie dell'opportunità. Formali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge 3475 recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003 numero 288. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto inoltre che in base al citato parere adottato dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati, con il consenso naturalmente degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Partecipano all'audizione odierna il dottor Amorosi, responsabile IRCCS Regione Lombardia, e Marcello Belotti, direttore generale, Maria Teresa Bassi, direttrice scientifica per l'associazione La Nostra Famiglia. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione e ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione sono dedicati 7 minuti e pregherei di stare in questo tempo. Alle relazioni potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al dottor Amorosi, responsabile IRCCS di Regione Lombardia. Prego, dottor Amorosi. Dottor Amorosi? C'è? E allora perché non parla? Attivato adesso l'audio. Prego. Può parlare adesso, dovremmo sentirlo. Ecco, dottor Amorosi può parlare. Ha attivato l'audio? Dottore? Secondo me non sente, più che non... Potete sentire se ha qualche difficoltà, perché se no passiamo a qualcun altro e ritorniamo su lui dopo. Allora, facciamo così. Passiamo al dottor Belotti dell'associazione La Nostra Famiglia e poi ritorniamo sul dottor Amorosi. Prego, dottor Belotti. Grazie. Signor Presidente, onorevoli, l'IRCCS Eugenio Medea è nato nel 1984 nell'ambito dell'associazione La Nostra Famiglia, ente no profit che opera dal 1946 nel campo della riabilitazione neurologica e neuropsichica dell'età evolutiva. L'associazione è presente in 6 regioni, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Puglia, Campania e Liguria, con 28 sedi. 4 con riconoscimento IRCCS in Lombardia, sede centrale di Bosisio Parini, in provincia di Lecco, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Puglia. Per il resto, centri di riabilitazione ex articolo 26 della legge 833 del 78. Di seguito elencherò gli articoli ed i commi del provvedimento di cui proponiamo una modifica. Articolo 1, relativo all'autonomia giuridica degli IRCCS di diritto privato.
Articolo 1, comma A, relativo alla non applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato. Articolo 1, comma D, relativo alla possibilità di accesso agli IRCCS per i pazienti residenti fuori regione. Articolo 1, comma M, relativo al mantenimento dell'autonomia degli IRCCS privati con riferimento alla scelta degli organi di governo. Le nostre richieste sono quindi di integrare l'articolo 1 con l'aggiunta del periodo fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 288 del 2003. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 288 reca: è fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato. Riteniamo necessario un richiamo a tale disposizione in premessa, in quanto applicabile a tutti i principi e criteri direttivi enunciati nelle lettere del comma 1. Di modificare l'articolo 1, comma A, provvedendo a sostituire il periodo centrale, così che la nuova formulazione risulti: prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS come istituti di cura, ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, in cui promuovere l'eccellenza della ricerca con la correlata assistenza nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali, MDC. Tale definizione ribadisce la collocazione degli IRCCS in un mercato non concorrenziale, qual è il nostro Servizio Sanitario Nazionale, come più volte ribadito dalla Commissione Europea, e dunque la non applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato con riferimento all'erogazione dei fondi per la ricerca corrente a valere sul Fondo Sanitario Nazionale. Di modificare l'articolo 1, comma D, eliminando la specifica nell'ambito dei budget di spesa complessivi delle regioni. Riteniamo infatti opportuno che venga garantito l'accesso a tutte le prestazioni erogate dagli IRCCS pubblici e privati ai pazienti residenti fuori regione, in virtù del loro ruolo di riferimento nazionale per l'assistenza sanitaria di qualità. Di modificare l'articolo 1, comma M, eliminando la specifica e di diritto privato. Chiediamo il mantenimento dell'autonomia degli IRCCS privati con riferimento alla scelta degli organi di governo, consiglio di amministrazione, direttore generale, direttore scientifico, collegio sindacale. L'attuale formulazione assegna al Ministero la previsione di aiuti di requisiti di comprovata professionalità e competenza per i componenti degli organismi di governo degli IRCCS. La norma non può applicarsi agli IRCCS privati perché ne cambierebbe la natura assimilando le istituzioni pubbliche. Si ricorda inoltre che l'articolo citato della legge 196 prevede la presenza di un rappresentante del MEF nei collegi sindacali degli IRCCS pubblici e non può riferirsi in ogni caso al privato. Purtroppo scontiamo la difficoltà della poca considerazione di cui, al di là delle chiacchiere del politicamente corretto, godono l'età dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle politiche sanitarie e di ricerca biomedica, sia a livello regionale che nazionale ed europeo. Al punto che, questo è il nodo centrale della questione che poniamo, l'articolato del disegno di legge delega non prevede nell'indicazione degli MDC secondo cui organizzare le attività cliniche nessun riferimento che consenta di individuare e classificare l'attività clinica diretta ad una fascia di età che ha una specificità talmente marcata ed incontrovertibile da risultare gravemente penalizzata ove non le sia riconosciuto un rilievo proprio. È incredibile, ma ancora oggi il bambino viene considerato come un piccolo uomo, nulla di più sbagliato. L'elemento chiave unificante dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva è la fase particolare della vita nella quale insorgono, caratterizzata da compiti evolutivi specifici. La crescita del bambino e lo sviluppo di funzioni e competenze non avvengono infatti in modo segmentale per linee separate, ma attraverso la continua interazione dinamica tra le singole funzioni emergenti, il patrimonio genetico e le influenze ambientali. La presenza di criticità in un'area di sviluppo, se non considerata in un'ottica evolutiva, può determinare conseguenze a cascata su altre aree funzionali e su epoche successive. Inoltre, come confermano sia le evidenze della clinica, sia gli studi sperimentali sulla plasticità del sistema nervoso,
In nessun'altra fase della vita il ruolo dell'ambiente, inteso come famiglia, scuola e contesti di vita, è così determinante come nel corso dello sviluppo e richiede quindi attenzione e interventi mirati, integrati con le attività altamente specialistiche, cliniche e riabilitative. A fronte della criticità della situazione, non esiste a tutt'oggi una normativa di riferimento specifica per i disturbi neuropsichici e per la riabilitazione in età evolutiva, che tenga conto delle necessità e delle caratteristiche dei problemi di questa specifica fascia di età e che renda possibili modalità di presa in carico clinica, sociosanitaria e riabilitativa coerenti con l'ampio patrimonio scientifico esistente. Grazie per il tempo concessoci e per l'attenzione. Grazie a lei, quindi passo la parola al dottor Amorosi. Prego, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per il tempo concesso e per la disponibilità. Saluti del direttore generale che ha potuto collegarsi in questo momento per la sovrapposizione degli impegni istituzionali. In tema di legge delega sul statuto degli RCCS, abbiamo partecipato al tavolo interregionale per la ricerca che ha espresso parere favorevole sulla legge delega e le cui osservazioni sono state approvate dalla Commissione Salute presentate nella riunione tecnica preparatoria della conferenza Stato-Regioni. La legge delega contiene importanti principi che possono avere un riflesso sulle autonomie regionali e che andranno attentamente valutati nella fase attuativa dei decreti che verranno emanati e che saranno soggetti all'approvazione e alla discussione in conferenza Stato-Regioni a salvaguardia delle regioni. Le previsioni più importanti che hanno impatto sulle regioni sono quelle di considerare in via prioritaria per i nuovi riconoscimenti la localizzazione territoriale degli istituti in modo da richiedere un bacino minimo di riferimento degli RCCS. Questo tema è particolarmente rilevante per Regione Lombardia in quanto su 52 gli RCCS nazionali, 18 hanno sede in Regione Lombardia. È evidente che il principio del rispetto del bacino d'utenza non deve impedire la richiesta di nuovi riconoscimenti e deve far salvi quelli già presenti e questo crediamo debba essere tenuto di conto nella programmazione degli interventi e dei decreti attuativi alla legge delega. Altro aspetto rilevante è la responsabilizzazione delle regioni richiesta nel riconoscimento di nuovi istituti. Anche qui andrà declinato le modalità in cui la quota del finanziamento sanitario alle regioni sarà vincolato per l'istituzione di nuovi RCCS. Altro tema è l'introduzione di meccanismi e soglie di valutazioni elevati e oggettivi che riguardino non solo l'attività scientifica ma anche quella assistenziale che deve essere correlata a quella svolta come hub a livello regionale o sovraregionale sia per la conferma che per il nuovo conferimento. Altro tema è il potenziamento dell'attrattività degli RCCS che devono essere punti di riferimento sovraregionali e quindi fornire prestazioni assistenziali anche ai non residenti. Crediamo che sia importante coordinare questo ruolo che si vuole conferire con la legge delega e che dovrà essere discusso nei decreti attuativi tra il ruolo sovraregionale e il ruolo di riferimento territoriale e all'interno delle reti regionali. Un altro tema rilevante è la necessità di disciplinare i criteri e le modalità di collaborazione tra le regioni volte a valorizzare gli istituti pubblici con sedi insistenti su più regioni e province autonome e riconosciuti quali RCCS, come quello di adeguare gli strumenti di vigilanza ministeriale sugli RCCS pubblici per assicurare il compiuto svolgimento dei compiti istituzionali e salvaguardare non solo il corretto utilizzo delle risorse erogate ma anche l'esigenza di trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. Nuovo tema è quello di creare sinergia tra le direzioni generali e la direzione scientifica per arrivare a rispettare gli obiettivi per l'attività di ricerca assistenziale. Su questo punto la
relazione al provvedimento fa come esempio di integrazione la possibilità che il direttore scientifico sia inserito a pieno titolo e concretamente nella direzione strategica degli RCCS, prevedendo di assegnare anche al direttore generale obiettivi di ricerca. Anche su questo tema andrà attentamente valutata una sinergia di applicazione in modo di avere un quadro uniforme a livello nazionale. Sul tema dei direttori scientifici viene proposto di revisionare l'attuale normativa relativa ai direttori scientifici intervenendo sull'incompatibilità del direttore scientifico e di garantire con provata competenza e professionalità dei componenti degli organismi di governo degli RCCS pubblici e degli RCCS privati. Sicuramente questo è un tema sentito per la necessità di permettere di avere un'ampia gamma di direttori scientifici di comprovata esperienza qualificati disponibili a ricoprire il ruolo, che dovrà essere realizzato compatibilmente con quelle che sono le esigenze di legge, ampliando l'incompatibilità ma evitando sovrapposizioni inopportune. Ultimo tema rilevante per noi è quello di rimodulare la durata del percorso professionale previsto dalla finanziaria 2017, articolo 1, commi 422 e 434, in funzione del raggiungimento della valutazione positiva stabilita per l'accesso al ruolo a tempo indeterminato del personale di ricerca a seguito dei previsti 10 anni. Altri aspetti sono di minore criticità e che riteniamo apprezzabili nel disegno di legge sono quello di ricondurre gli ambiti di riconoscimento degli RCCS alle discipline tradizionali basate sulle classificazioni internazionali riconosciute, non siano necessariamente solo le MDC come previsto dalla legge delega, ma che prevedano anche un'evoluzione conformemente all'evoluzione dei criteri scientifici di riferimento, di prevedere regole diverse di conferma e valutazione e finanziamento di RCCS monotematici da quelli plurispecialistici e di dare a tutti gli enti la possibilità di avere più aree di riconoscimento, quindi non solo agli attuali policlinici come era previsto dalla normativa vigente. Anche l'allargamento da 2 a 4 anni della conferma per il carattere scientifico riteniamo permetta una maggiore programmazione e un periodo congruo per la rivalutazione delle caratteristiche dei centri, e come il potenziamento delle reti degli RCCS per la collaborazione reciproca e il fatto di garantire che la ricerca sia svolta nel rispetto di criteri di trasparenza, di research integrity e di open access dei risultati della stessa. Da ultimo, l'opportunità di indicare la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico crediamo sia in linea con quelli che sono gli indirizzi attuali a livello europeo, oltre che nazionale, per lo sviluppo delle attività di ricerca e quindi giustamente ricontenuti nel quadro normativo della legge. Grazie. Grazie a lei, dottore. Adesso darei la parola ai colleghi che vogliono fare domande e poi ridarò la parola agli auditi nello stesso ordine in cui l'hanno avuta precedentemente. Onorevole Carnevali, prego. Grazie, sarò veloce vista anche l'ora, la ripresa dell'aula alle 15. Allora, parto innanzitutto ringraziando davvero il dottor professor Belotti per aver acceso il faro sul tema che riguarda la riabilitazione dell'età evolutiva, di cui credo che ci sia davvero l'importanza e l'urgenza di riconoscere quest'area come un'area che va maggiormente attenzionata e valorizzata. Ho da porle due domande. Voi chiedete nella lettera A di riconoscere l'autonomia giuridica o di salvaguardare l'autonomia giuridica degli enti privati. Contemporaneamente mi sembra di aver colto che si chiede che questa possa consentire anche l'aiuto di Stato. Non pensa che l'osservazione che è stata fatta successivamente, quella per cui esiste una lettera in cui viene nella lettera M individuati i requisiti di comprovata professionalità e di componente degli organi di governo, degli IRT di diritto pubblico e di diritto privato,
non stia, come dire, non faccia il paio con il fatto della richiesta degli aiuti di Stato. Cioè, non è necessario che ci sia rappresentante del MEF nel Consiglio di amministrazione. Qua viene solo e semplicemente chiesto nella lettera M di individuare i requisiti. E quindi se questa cosa in qualche modo può essere, perché mi è sembrata una richiesta molto forte da parte vostra, insomma, cioè riconosceteci l'autonomia, riconosceteci l'autonomia anche nella nomina degli organi, dei componenti degli organi di governo, e però giustamente anche per svolgere le proprie attività, le vostre attività, chiedete che siano riconosciuti gli aiuti di Stato. L'altra cosa che ha sottolineato molto importante riguarda il tema della classificazione, cioè il fatto che non sempre, in particolare, le patologie o le compromissioni che voi trattate trovano poi un riconoscimento e quindi una valorizzazione non solo di carattere organizzativo ma paio economica. Al dottor Amorodi invece due questioni. Allora, mi scusi, onorevole. Mi scusi, ho una difficoltà di... non la sto sentendo bene. Adesso mi sente? La sento sobbalzare, non so se è un problema. Provo. Allora, a parte aver avuto ok dalla conferenza Stato-Regioni, mi sembra che questo sia già stato in qualche modo... No, non riesco a sentirla. Abbiamo avuto un po' di problemi quando abbiamo fatto le audizioni. Provo a uscire e rientrare. Aspetta. Vabbè, veda lei, Presidente, cosa vuol fare nel frattempo. Ci sono nel frattempo, prego, onorevole Bologna, facciamo fare altre domande. Vediamo sì, se riesco a sentirla. No, forse è rientrato. Proviamo, è rientrato, sente adesso, dottor Amorosi. No, adesso... Riesce a sentire? Però non la sentiamo più noi. Allora, prego, onorevole Bologna, faccia le domande. Sì, grazie Presidente. No, la domanda che volevo fare era un po' a entrambi gli auditi, ma... Era il discorso che da quello che io so, insomma, molti IRCCS privati si fa fatica ad avere, diciamo, una certa trasparenza anche nei bilanci, quindi probabilmente questa legge delega cerca un attimino di rimettere in ordine anche il fatto che se noi utilizziamo dei fondi pubblici, certamente anche questi istituti di ricerca, pubblici o privati che siano, devono mostrare una certa trasparenza. Quindi secondo me il Ministero naturalmente dovrebbe avere una certa vigilanza su questi istituti, fermo restando che poi la ricerca è un compito nazionale. Quindi è chiaro che io credo che questa legge delega vada verso un annullamento della discriminazione tra pubblico e privato. Non so in Lombardia, che addirittura è sede di 18 IRCCS, qual è appunto, volevo sapere qual è la situazione anche per quanto riguarda appunto la gestione degli IRCCS privati rispetto anche a una gestione anche di valutazione rispetto anche al dato centrale. Grazie. Grazie agli uditi, e volevo fare una domanda al dottor Amorosi. Quali erano, perché ha parlato di criteri di collaborazione tra le regioni del DIRS. Onorevole, si avvicini bene al microfono perché non si sente. Ecco, il dottor Amorosi ha parlato di collaborazione, di criteri di collaborazione tra le regioni per gli IRCCS. Voglio chiedere che cosa intende di criteri di collaborazione tra le regioni. No, si fermi un attimo. Onorevole Carnevali, voleva aggiungere qualche cosa? Grazie, sì, allora pongo le domande al dottor Amorosi. La prima, le regioni ha detto che hanno dato un parere, mi sembra favorevole, complessivamente alla delega, però ha sottolineato la necessità dei riflessi sull'autonomia regionale. Dal nostro punto di vista, almeno per il mio personale, è che qui manca il riferimento a qualsiasi tipo di programmazione invece di carattere nazionale. E del resto, francamente, mi sembra doverosa e giusta nel momento in cui una parte del finanziamento viene a valere proprio sul Fondo Sanitario Nazionale.
sarebbe un po' complicato decidere di averla, di, da un lato giustamente di voler ricevere e di dover ricevere i finanziamenti dal fondo e contemporaneamente non avere una programmazione che, pur salvaguardando l'autonomia, tenga conto anche della programmazione di carattere nazionale. L'ultimissima domanda invece riguarda la questione sempre della piramide sull'accesso al ruolo ai 10 anni. Noi abbiamo sentito un giudizio molto preoccupante sul fatto che questa piramide comporterà un lungo percorso per arrivare alla stabilizzazione del personale, con una crescita della precarietà che in parte si è voluta correggere con i COMI che lei ha ricordato, ma che il percorso lo vede ancora molto lungo. Quindi, visto e considerato che soprattutto la legge delega fa moltissimo riflesso e richiama tantissimo alla programmazione nazionale e una parte dei finanziamenti arrivano da lì, se prevedete o se ritiene che siano necessari dei correttivi. Grazie. Allora ripassiamo la parola al dottor Amorosi. Prego, dottore. Ritengo e si è ritenuto anche nel tavolo interregionale che la legge abbia un approccio molto alto all'indirizzare quello che sarà la programmazione futura dei prossimi anni. Qui anche richiamando il tema della programmazione nazionale e come verrà utilizzato lo segretario nazionale per finanziare gli CCS, è evidente che questo dovrà essere dettagliato nel momento in cui andranno realizzati i decreti attuativi. Abbiamo condiviso anche con il Ministero che siamo felici che venga prevista questa possibilità di condivisione successiva, però è evidente che in questo momento non è contenuta nella legge questa prospettiva di programmazione e dovrà essere tutta discussa nel momento in cui si andrà a pensare l'attuazione sia dell'utilizzo del fondo, sia della programmazione e della distribuzione territoriale a cui facevo riferimento. Sul tema ritorna anche parlando della collaborazione interregionale di cui veniva richiesto. Noi siamo assolutamente favorevoli a valorizzare il ruolo di RCCS come riferimenti sovraregionali per l'erogazione di prestazioni di eccellenza. È evidente che bisogna capire la modalità in cui questo, anche da un punto di vista contabile, da un punto di vista dei flussi, verrà tradotto in pratica. In altre parole, è possibile l'individuazione di flussi separati per il riconoscimento delle prestazioni di eccellenza da parte degli RCCS, però questo va strutturato all'interno delle logiche di compensazione interregionali per degli enti che sono comunque all'interno del panorama dell'offerta sanitaria nazionale. Da ultimo, la domanda sul percorso professionale e sulla piramide, ci associamo in realtà alla preoccupazione. Sentiamo la necessità e l'esigenza di avere un percorso certo per i professionisti che si dedicano all'attività di ricerca, e in questo momento c'è una rimodulazione e questa rimodulazione andrà attuata in modo da garantire questo ruolo all'interno degli enti di ricerca. Non abbiamo anche, si associa secondo noi anche alla riflessione sui direttori scientifici. Bisogna tenere in considerazione quale sarà il quadro programmatorio della professione di ricercatore per la normativa nazionale, all'interno degli istituti, partendo da quello che è il ricercatore fino a quello che è il direttore di laboratorio, il direttore scientifico. Ripeto, è un tema di ampia discussione. Il fatto che sia stato dato parere favorevole da parte delle regioni è un pochino sia
tenendo in considerazione il lavoro svolto e per cui i benefici possibili, ma pensiamo anche che vi debbano essere attentamente monitorati perché la legge dà ampio spazio a quello che sarà ai decreti per cambiare completamente la direzione e il senso su cui si vuole, in cui ci si vuole incamminare. Grazie. Dottor Velotti, prego. Perfetto, grazie. Diciamo, metto insieme la prima e la terza domanda perché in qualche modo hanno una matrice comune, vale a dire l'apparente incongruenza tra il fatto di richiedere degli aiuti di Stato, tra virgolette, esattamente in questo senso, e voler mantenere un'autonomia giuridica coerentemente con il percorso degli IRCCS per quanto è stato finora. Io sinceramente non la trovo una contraddizione. Così come riconoscendo assolutamente la rilevanza nazionale della ricerca nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale, credo che esistano degli strumenti di controllo comunque attraverso cui è possibile eseguire e vigilare affinché i percorsi messi in atto siano coerenti e rispettosi della normativa. Quindi è stato fatto l'esempio della trasparenza dei bilanci, su cui sono assolutamente d'accordo, ma tanti altri se ne potrebbero fare già. Le regioni, anche attraverso le ATS, come si chiamano in Regione Lombardia, o ASL, USL, come si chiamano in altre regioni, eseguono egregiamente questo compito. Quindi mi rendo conto della forza della mia osservazione, come è stato detto, della mia richiesta, tuttavia ne sono convinto perché ritengo che il Ministero abbia comunque la facoltà, oltre che il dovere ovviamente, di controllare che l'attività sia portata avanti in assoluta coerenza. Mi permetto anche di aggiungere questa nota che ho inserito all'inizio dell'intervento circa la natura no profit della nostra associazione, perché forse anche è arrivato il momento, ma lo dico contestualizzandolo all'interno della domanda che mi è stata fatta, ma ampliando il tema poi anche ad altre possibili riflessioni, che qui ovviamente non faccio perché non è questo il tavolo, forse sarebbe anche arrivato il momento di distinguere tra, come dire, la sanità e la ricerca no profit dalla sanità e della ricerca profit. Ma ripeto, lo dico solo contestualizzato alla domanda che mi è stata fatta. L'altro tema, che è quello relativo al tema della riabilitazione dell'età evolutiva, è molto interessante e ringrazio l'onorevole per avermi dato questa possibilità. Oggi la riabilitazione è un ambito ancora orientato esclusivamente alla riabilitazione dell'adulto e nello specifico dell'anziano, che è evidentemente la fase della nostra vita in cui richiediamo maggiormente questo tipo di servizio. Di fatto riabilitare un bambino è qualcosa di completamente diverso, che va al di là della logica fee for service che esiste oggi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitare un bambino significa farsi carico della famiglia e significa dover rispondere a bisogni altri, che sono quelli che ho citato prima, che non sono quello puramente riabilitativo, nella consapevolezza però che tutti questi altri bisogni hanno un impatto notevole, proprio perché altrimenti finiremmo nella segmentazione di cui ho parlato prima, che non ci sta all'interno della fase evolutiva e provocherebbero delle conseguenze non apprezzabili dal punto di vista del raggiungimento di outcome clinici. Tanto che sarebbe più opportuno, nel caso dei bambini, non parlare di riabilitazione, non soltanto di riabilitazione, ma di abilitazione, visto che per la prima volta in realtà per molti di loro si tratta di cercare di ampliare un potenziale di abilità che non è stato ancora esplorato per l'insorgere o, come dire, la presenza di patologie congenite. Come ultimo tema, sempre relativo all'ambito della riabilitazione dell'età evolutiva, inserisco anche la sottovalutazione dell'importanza dell'area della neuropsichiatria infantile, perché anche questo è un tema molto spesso sottovalutato in ambito programmatorio. Grazie, davvero grazie. Sia agli auditi che ai colleghi, e dichiaro chiusa questa audizione.
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003-288. È consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Siccome le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi, non vedo obiezioni su questo e quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. Partecipano all'audizione odierna Andrea Biondi, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Milano Bicocca, Francesca Lecci, direttore del Master in Management delle aziende sanitarie e socioassistenziali presso SDA Bocconi. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro i 7 minuti, abbiate pazienza, ma sono tempi assolutamente rigidi, a cui potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Andrea Biondi. Prego. Buon pomeriggio, Presidente. Grazie dell'invito a voi tutti. Cerco di essere contenuto e il più possibile schematico, in modo, spero, da portare un contributo al percorso di questa legge. Primo punto che vorrei sottolineare: definizione di IRCCS e relativo inquadramento come legal entity. Fa riferimento al punto A. L'attuale definizione, leggo dal testo che ho preparato, si basa su un concetto di un ospedale, ricovero e cura, che riporta alla regione per l'attività assistenziale con un livello di eccellenza nella ricerca riconosciuta dal Ministero della Salute che sia di rilevanza nazionale. Un'applicazione alla lettera di questa definizione già ora avrebbe o potrebbe avere conseguenze su alcuni degli attuali IRCCS, dei 52, non ospedali con o senza rilevanza nazionale. Modifiche di questa definizione potrebbero spostare gli IRCCS verso enti di ricerca vigilati e o verso una definizione di ospedale di ricerca con implicazioni positive e negative, a mio modo di vedere, da chiarire. Secondo contributo riguarda i criteri di riconoscimento, conferma ed eventuale revoca, ricordati nei punti B, C e I come Imola. Sottolineo, condividendolo profondamente, la scelta del testo del legislatore di fare riferimento a criteri di definizione delle aree di riconoscimento universalmente accettati nelle major diagnostic category, che possa quindi favorire un benchmarking della nostra ricerca con un linguaggio più comprensibile, almeno nel mondo, ma certamente a livello europeo. Esistono alcuni aspetti che probabilmente nei decreti dovranno essere definiti e provo ad elencarli. Il riconoscimento per una o più aree indicate deve essere chiarito se possa essere un processo di acquisizione anche progressiva. In altre parole, se l'area di riconoscimento di una IRCCS di nuova o di già esistente definizione possa procedere o meno verso l'acquisizione di riconoscimenti, qualora sussistano ovviamente i criteri che sono indicati precisamente dal testo di legge, ovvero la qualità di ricerca scientifica, ma soprattutto aspetti molto importanti che l'IRCCS nell'ambito regionale possano svolgere la funzione di hub per l'area di riconoscimento e soprattutto siano inseriti su aree di ricerca e reti a livello nazionale e internazionale. Quindi
il punto fondamentale è ottima la decisione di riferimento in Major Diagnostic Category, importante definire se accanto all'esistenza di IRCS che sono costitutivamente monotematici e che vengono richiamati nel testo l'Istituto dei Tumori, gli istituti neurologici, BESTA, che quindi sono per definizione, ma quando il riconoscimento di IRCS si applica o si applicherà a istituzioni multispecialistiche di ospedali italiani, la domanda che ho posto da chiarire accanto al riconoscimento iniziale se esiste un processo di progressivo conferma o ampliamento della propria area di riconoscimento. Terzo, e mi avvio alla conclusione, contributo è estremamente importante, come richiamato rispetto alla governance, al punto H, una chiara definizione di gerarchia, interazione e coordinamento tra direttore scientifico e direttore generale, aspetto che oggi all'interno dei 52 IRCS, sia pubblici che privati, è interpretato molto diversamente e con non pochi problemi nella governance di un istituto che per definizione, ancorché con le valenze di essere ospedale che fa riferimento a una regione per l'attività assistenziale, ma sì ovviamente di rilevanza nazionale, è strategicamente indispensabile. Ultimo punto che vorrei portare alla vostra attenzione, ruolo e attenuazione dell'incompatibilità e esclusività del direttore scientifico, il punto L del disegno di legge. La proposta presente apre alle attività didattiche di ricerca e in qualche modo prospetta la possibilità che tale apertura possa essere però individualizzata alle specifiche realtà e bisogni degli specifici IRCS. Questi sono, mi sembra, quattro punti che vorrei portare alla vostra attenzione e con questo sono a disposizione, sperando di essere stato nel tempo che mi è stato assegnato. Grazie Presidente. Grazie, è stato assolutamente nei tempi, grazie. A questo punto do la parola a Francesca Lecci, prego. Grazie Presidente, anch'io vado ad integrazione e complementandomi con quello che ha detto il professor Biondi. Vorrei trattare due temi che non vedo secondo me sono cruciali, sono due nodi critici, che la legge delega nel suo tentativo di rafforzare comunque il ruolo degli IRCS, specificarne meglio una missione istituzionale, purtuttavia non chiarisce in maniera evidente. Parto dal tema della governance. Il professor Biondi ha affrontato il tema della governance intraaziendale, richiamando l'importanza del direttore scientifico e che sia un soggetto attivo della direzione strategica aziendale, cosa che non è sempre vera nei 52 IRCCS italiani, anzi è vera solo in pochissimi casi. E questo è un aspetto, come dire, che mi piace sottolineare, avrei richiamato anch'io nella mia relazione. Però vado anche al tema della governance nazionale del sistema degli IRCCS, perché se è vero che con riferimento alla parte di assistenza loro rispondono alla regione, è anche vero che come hub, come punti di eccellenza della ricerca in ambito traslazionale, non possono che avere o essere sottoposti, come dire, a una cabina di regia che sia nazionale, che trasmetta una visione della ricerca italiana. Questa è mancata finora, nella legge non se ne parla, come dire, in maniera esplicita, e che cosa potrebbe fare? È evidente che le energie dei soggetti pubblici e privati che costituiscono gli RCCS in questo momento sono straordinarie, però vanno orientati verso obiettivi di ricerca più ampi di quello che siamo stati in grado di fare fino a questo momento. In assenza di una visione di lungo periodo è chiaro che si sono sviluppate delle politiche a livello regionale, se non addirittura locale, che inevitabilmente sono frammentarie o con obiettivi di portata subottimale rispetto a quello che avrebbero dovuto avere. E riprendendo quanto detto dal professor Biondi con riferimento a un maggior ruolo del direttore scientifico nella direzione strategica aziendale, o almeno così l'ho inteso io nella sua presentazione,
mi piace ricordare, vorrei ricordare questa cosa, che se le aziende sanitarie hanno sviluppato straordinarie competenze gestionali con riferimento all'assistenza, la stessa cosa non è avvenuta con riferimento alla ricerca. Mancano delle competenze di gestione della ricerca. La ricerca non è solo effettuazione della ricerca. Tanto è vero che noi gli esiti della ricerca, pur straordinaria, che fanno i nostri IRCCS, facciamo fatica a vederli messi a brevetto, perché mancano poi tutta una serie di altre condizioni che sono di natura strettamente gestionale, che non vengono affrontate nella legge delega. E allora, se posso lasciare alcuni punti anch'io rapidissimi su aspetti su cui bisogna lavorare, bisogna come dire creare e mi ripeto, come dire, una cabina di regia nazionale, perché se è vero da un lato che gli IRCCS devono essere dotati delle adeguate tecnologie per poter fare una ricerca avanzata, è anche vero che se non attiviamo un coordinamento si va in una logica di duplicazione. E se è vero che la ricerca richiede di concentrare ricerche tecnologiche e umano, dall'altro comporta il coinvolgimento esteso delle strutture alle quali fanno riferimento i pazienti. Perciò gli IRCCS, come dire, dovrebbero essere ciascuno per la sua area di competenza il soggetto hub, come ha detto il professor Biondi, che però devono, come dire, accorpare non solo la ricerca che fanno internamente, ma anche tutta quella che viene prodotta dalle aziende sanitarie non IRCCS, e ce n'è tantissima, ve lo posso assicurare, che deve essere finalizzata a beneficio dei grandi filoni che vengono sviluppati dai nostri IRCCS. Mi verrebbe da dire che è necessario valorizzare il contributo di ogni singolo attore. Per fare questo è necessario creare un board nazionale che includa il management degli IRCCS per strutturare un vero e proprio piano strategico della ricerca in ambito sanitario. Rafforzare la struttura gestionale, perché se in alcuni casi, come ho detto prima, è stato fatto un decoupling di alcune funzioni, un decoupling di tecnologia, è vero che alcune sono delle vere e proprie missing in action. Io sfiderei chiunque a dire il valore prodotto dalla ricerca, che è straordinario e non ne dubitiamo, ma il valore prodotto dalla ricerca che è stata effettuata dai nostri IRCCS nel corso degli ultimi anni. Ci sono degli IRCCS che sanno valorizzare questo aspetto, ma non è un aspetto diffuso, non è un aspetto diffuso nel sistema. Vanno creati dei meccanismi operativi che siano in grado di misurare la generazione del valore. In questo senso io invito la Commissione a considerare che il fascicolo sanitario elettronico di cui tanto si parla dovrebbe essere progettato non solo per incorporare la parte di assistenza, ma dovrebbe prevedere dei campi che ci consentano di capire se quella persona, quell'individuo è sottoposto a progetti, è inserito in programmi di ricerca. E inoltre bisognerebbe stimolare all'interno degli IRCCS l'adozione di quelle tecnologie digitali che consentirebbero di sviluppare dei decentralized clinical trial che avrebbero molteplici vantaggi. In sintesi, bisogna trovare un nuovo equilibrio che, se diciamo, abbia una guida centrale con un ruolo forte delle aziende che partecipano a questa guida centrale, è necessario che i nostri IRCCS possano beneficiare di tutto il patrimonio di ricerca che viene prodotto dalle aziende sanitarie italiane per poterlo finalizzare. Una governance chiara e condivisa, all'interno della quale veicolare competenze manageriali forti e diffuse che sappiano, nella complessità e nell'incertezza del sistema attuale, attivare il circolo virtuoso dell'innovazione e della ricerca. Grazie. Potrei pregarvi di inviare anche delle memorie scritte di quello che avete detto, perché rendete il nostro lavoro più facile. Quindi grazie davvero. Passerei adesso la parola ai colleghi se desiderano fare delle domande. Onorevole Bologna, onorevole Carnevali, poi prego, onorevole Bologna. Grazie, e Presidente. E ecco, volevo approfondire un attimo questo concetto della governance, chiedevo anche alla professoressa Lecci. Quindi
praticamente bisognerebbe rivedere sia un discorso di governance periferica, dove mi sembra che le due figure, direttore generale e direttore scientifico, appartengono, vengono scelte in maniera leggermente differente, e quindi questo a volte può creare anche nella governance, diciamo, dell'azienda, dell'IRCCS, dell'IRCCS, qualche problematica all'interno, diciamo, della collaborazione e del bilanciamento e dell'equilibrio tra ricerca e assistenza. E dall'altra invece, per quanto riguarda la governance nazionale, ovviamente ci dovrebbe essere questa struttura gestionale. Volevo capire queste competenze di gestione, a che tipologia di competenze potremmo riferirci naturalmente, e effettivamente questa cabina di regia nazionale come diciamo poi si rapporta naturalmente con questa parte, diciamo così, più periferica, cioè come una sorta di cabina di regia nazionale, un hub che poi deve naturalmente svilupparsi all'interno dei vari IRCCS. Quindi volevo capire meglio il meccanismo operativo e le competenze di gestione a chi possiamo riferirci, però sono assolutamente d'accordo che chiaramente sarebbe bello che poi anche tutto il valore della ricerca delle aziende sanitarie convergesse in un'unica piattaforma. Grazie. Onorevole Carnevali, prego. Grazie, ringrazio anch'io molto gli auditi anche per la chiarezza con il quale ci hanno presentato le loro osservazioni. Al professor Biondi, la prima domanda. Mi sembra che lei abbia sollevato il tema riferito al monotematici oppure i politematici e relativamente al tempo di conferma o alla possibilità di ampliamento. La lettera B, che individua come asse temporale questa base quadriennale. Mi sembra, almeno io nel leggere questa lettera, l'ho interpretata che valga sia per coloro che sono monotematici sia per i politematici. È sufficiente, come eventualmente anche nelle osservazioni che ci manderà suggerirebbe di poter fare la modifica. La seconda invece che volevo fare è quella che riguarda, lei è stato molto netto sulle categorie diagnostiche principali. Nelle audizioni precedenti, soprattutto anche per l'area pediatrica, la domanda è sufficiente questo riferimento soprattutto per quanto riguarda magari gli IRCCS che si possono occupare soprattutto delle specialità come quella pediatrica? Oppure possiamo mantenere questo e contemporaneamente nella fase emendativa individuare, sono criteri, la legge delega individua criteri e un perimetro, individuare una formula che possa dare l'idea di un anche possibile ampliamento, non lo so. Faccio sempre riferimento alle audizioni di altri auditi nei giorni scorsi. Mentre la professoressa Lecce, che ha fatto delle osservazioni particolarmente utili anche per noi, molto d'accordo con la collega Bologna su quali sono le competenze, perché qui proprio c'è un po' un vuoto e lo sentiamo e l'abbiamo sentito. E poi per quello riguardo, lei parla di cabina nazionale, io ho parlato spesso di programmazione, che mi sembra che sia un tema assente. Cioè, non vorrei che ci fosse nessuna lesa maestà dell'autonomia differenziata, ma almeno su questi argomenti credo che su un tema rilevante come questa una governance nazionale, una programmazione nazionale credo che sarebbe importante, eventualmente come e dove la vede collocata. Vale per tutte e due ovviamente. Grazie, onorevole Baldini, prego. Grazie intanto agli auditi. Volevo chiedere alla professoressa Lecci, cioè quando parla di che occorre un coordinamento scientifico, c'è già un direttore scientifico che dice mancano un maggior ruolo a questo direttore scientifico, però io credo che dovremmo fare una notevole distinzione tra quelli che sono gli IRCCS monotematici da quelli che sono pluritematici, perché cosa significa coordinamento scientifico? Tenendo presente che gli IRCCS hanno già un'impostazione dalla clinica, dalla ricerca alla clinica, quindi chi sono i coordinatori? Cioè che cosa vuol dire coordinamento scientifico in un IRCCS, ad esempio, monotematico?
Grazie. Allora ripasserei a questo punto la parola al professor Biondi. Prego. E dovrebbe attivare il microfono perché non la sentiamo. Scusate tanto. Ricomincio a rispondere alla domanda dell'onorevole sul tema dei monotematici verso politematici. Allora, non ci sono dubbi che il definire le major diagnostic category, come ho già esplicitato, ci pone in termini di benchmarking e di confronto e di linguaggio utilizzato in un modo assolutamente trasparente. Superiamo questa fase di riconoscimento di aree con definizioni più o meno fantasiose che inglobano praticamente tutto l'universo, al fatto di dire che se un IRCCS ha una area di riconoscimento in cardiologia vuol dire che eccelle in quell'area. E devo dire che questo permetterà, anche per rispondere a quanto la professoressa Lecci ha detto, quantomeno facilitare, come già in essere attraverso le reti, a quello che attraverso le reti potrebbe diventare anche un piano strategico della ricerca, che evidentemente potrebbe aiutare quando venga declinato in aree di cui quantomeno si è condivisi nel contenuto. Il mio riferimento, onorevole, al monotematico, al politematico, è perché la collocazione di un IRCCS dentro un istituto che coincide con l'area di riconoscimento è relativamente facile e intuibile. Se un IRCCS è un IRCCS come in cui si svolgono esclusivamente attività oncologiche o neurologiche, l'istituto coincide con l'area di riconoscimento. Ma se ci collochiamo, come è in essere in diversi IRCCS pubblici e privati, che il riconoscimento avviene all'interno di ospedali ad alta specializzazione, allora la domanda che io credo sia importante chiarire è il tempo previsto per riconoscimento, conferma o sospensione del riconoscimento dei 4 anni, è certamente il periodo giusto o ragionevole. Debba essere previsto anche un meccanismo di upgrading o di proposta, che su un ospedale matura nel tempo ad alta specializzazione la capacità di attività assistenziale di ricerca in una nuova area debba essere definita, ancorché inserita nell'ambito strategico del programma regionale, ma possa esserci questa possibilità. Altrimenti ci troveremo ad avere ospedali ad alta specializzazione in qualche modo forzati in un'area di riconoscimento e quindi anche di sviluppo, che in effetti è troppo limitata rispetto ovviamente a quelle che sono grandi ospedali e che non sono monotematici. Quindi questo è il punto, onorevole, che volevo sottolineare. Rispetto ad alcune aree, lei ha citato la pediatria, ma potremmo citare la geriatria, potremmo citare l'oncologia, potremmo citare diverse aree. Io credo che sia importante mantenere l'area di riferimento. Mi permetto di fare un'osservazione, voi tutti onorevoli, è che è bene che quando si parla dell'età ci si sia omogenei sul territorio nazionale, perché ancora adesso la pediatria è definita da regioni d'età compresa tra 0 e 18 anni e in altre regioni a 0 e 14 anni, e quindi è bene che nel rinnovo o nella rivalutazione di una legge sull'IRCCS, visto che la pediatria è una delle major diagnostic category, si dica, come in tutto il mondo, che l'età è compresa tra 0 e 18 anni. Grazie. Professoressa Lecci, prego. Grazie, grazie molte. Provo a rispondere alle domande contestualmente, anche perché andavano più o meno tutti nelle stesse direzioni. Parto dall'ultimissima, no? Quella che mi chiedeva sugli IRCCS monotematici, il ruolo del direttore scientifico, che tipo di rafforzamento dovrebbe fare in termini di coordinamento. Ma allora, io vi posso assicurare una cosa: io mi occupo di sistemi di misurazione della performance
anche negli IRCS monotematici la ricerca è assente dai sistemi di misurazione della performance interna. La direzione scientifica partecipa fino a un certo punto all'orientamento dei comportamenti delle varie aree di risultato. Questo è un grave danno, perché al di là di chi appartenga o non appartenga al mondo universitario, la vocazione di un IRCS è quello di erogare assistenza, fare ricerca di alto livello. Queste due cose devono essere messe insieme. Se viaggiano su binari separati, in moltissimi casi, anche negli IRCS monotematici, se sono presenti negli indicatori di misurazione della performance, sono cose del tipo: ricordatevi di presentare dei progetti, indipendentemente da quali progetti parlino, ma questo non è degno di un paese che voglia competere, perdonatemi, a livello internazionale sul mondo della ricerca, che fa fatica a finalizzare le straordinarie invece competenze di ricerca e assistenza che ha saputo sviluppare nel corso degli anni. E per rispondere all'onorevole Bologna, anche all'onorevole Carnevali, quando io parlo di competenze manageriali, perdonatemi, scusatemi se mi arrabbio, ma poi combatto tutti i giorni con queste cose, quando parlo di competenze gestionali le intendo a due livelli. All'interno delle aziende, ora è chiaro che all'interno delle aziende mancano alcune competenze, data management. Noi i data manager dentro le aziende sanitarie le rubiamo alle aziende farmaceutiche che finanziano, che svolgono dentro gli IRCS alcuni clinical trial. Il blocco delle assunzioni in molte aziende pubbliche ha impedito alcune figure, ma poi c'è una necessità di programmazione, c'è la necessità di qualcuno che metta a valore la ricerca prodotto, che segua la parte brevettuale. Cioè sono necessarie all'interno tantissime competenze manageriali che in questo momento mancano, ed è sufficiente peraltro anche solo leggere le relazioni della commissione che va a rinnovare lo status di IRCS, la commissione anche sulle cose più basiche di tipo manageriale, ad esempio quante risorse economiche sono state usate per la ricerca, richiama sistematicamente i nostri IRCS all'ordine. Non sappiamo se i dati di costo che voi ci date sono dati reali, sostenibili, credibili oppure no. E questo vale per il 90% degli RCCS italiani. Quindi c'è spazio per migliorare sulle competenze gestionali lato ricerca. Vengo invece a quella che io ho definito cabina di regia, chi dovrebbe farne parte. Ma noi abbiamo una straordinaria ricchezza, abbiamo le direzioni dei nostri IRCS, iniziamo a coinvolgere le direzioni dei nostri IRCS a livello nazionale, perché conoscono i fabbisogni. E allora chiedere a questi signori, a questi soggetti, a questi straordinari professionisti di contribuire, che sia attraverso direttore scientifica, che sia attraverso il direttore generale, che sia attraverso una rappresentanza dei 52 IRCS. È evidente che non si possono sedere tutti allo stesso tavolo, però consente di fare due cose in collaborazione chiaramente col Ministero della Salute e col Ministero dell'Università della Ricerca. Consente di fare due cose: il primo, il setting delle priorità, va definito un vero e proprio piano strategico della ricerca clinica che noi facciamo all'interno del nostro paese. In caso contrario, sapete cosa succede? Che si fa la guerra dei poveri su un finanziamento che si è ridotto ormai, della ricerca, ormai 0,5-0,6% del PIL, che è discontinuo. Pensiamo al sistema dei PRIN, e anche il finanziamento ordinario è andato riducendosi ulteriormente. Allora è inutile andare a competere. Laddove si verificano delle aree di integrazione, è bene che queste aree di integrazione su cui lavorano più IRCS vengano valorizzate, evitando sdoppiamenti, no? E quindi che non venga massimizzato il valore delle poche ricerche che abbiamo a disposizione. E poi abbiamo tanti IRCS, perché non fare in modo che siano loro ad anticipare la lettura dei fabbisogni? Abbiamo una straordinaria potenzialità se li valorizziamo, ma vi ripeto, senza nulla togliere alle regioni, ed è giusto che le regioni siano competenti sull'assistenza, però è evidente che va creato un raccordo a livello nazionale, perché la ricerca non ha confini. E mi verrebbe da dire una cosa che sarebbe molto bello: che un gruppo dei nostri IRCC, un direttivo dei nostri IRCS, una cabina di regia dei nostri IRCS, inizia a relazionarsi sistematicamente anche con gli altri network di livello internazionale, perché l'Unione Europea ci ha ricordato che, come dire, la salute è un concetto che va al di là dei, ce l'ha ricordato anche l'OMS, che va al di là dei singoli confini nazionali, nel nostro caso addirittura regionali alcune volte. Grazie. Allora, ringrazio veramente gli auditi, aspettiamo le vostre memorie, ringrazio anche tutti.
tutti i membri della commissione che hanno partecipato a queste audizioni, che mi scuso, sono un po' audizioni fiume, ma sono talmente interessanti e sono talmente tanti i soggetti che vogliamo audire che per forza di cose sono così. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie molto, Presidente. Grazie a voi.